protezione occorre una coperta da poter arrotolare per farla diventare di una decina di centimetri di diametro, che useremo per mettere sotto il nostro bacino da sdraiati. Già questo fatto di sollevare il bacino fa abbassare il tratto lombare della schiena e le vertebre sono come attirate dalla gravità e si abbassano verso il pavimento. Allungate una delle due gambe e l'altra rimane piegata. Aggiustate se non fosse comodo e cominciate a dondolare grazie alla caviglia che si flette e si stende e anche all'uso della gamba piegata, a dondolare con il bacino per abbassare il tratto lombare verso il pavimento ed allontanarlo. Cercate un ritmo comodo, tanto che la direzione di questa spinta possa arrivare facilmente fino al collo. Rilassate il respiro, rilassate il petto e sentite vibrare e mandare questa spinta, questa onda in direzione dal piede alla testa. Poi cambiamo piede e ancora muoviamo la caviglia in flesso e estensione. Alla nostra organizzazione questo ricorda il camminare, perché quando camminiamo noi flettiamo ed estendiamo la caviglia e questo movimento si propaga, se tutto va bene, per tutta per tutto il corpo, per tutto lo scheletro. Poi pieghiamo entrambe le gambe e portiamone una e poi dopo anche l'altra verso il petto. Già qui sentiamo come la schiena si allunga e si avvicina al pavimento e anche il collo si allunga. Avviciniamo una volta uno, una volta l'altro ginocchio al petto con una cura tale che ci possa sentire confortevole il movimento per la schiena lombare. Avviciniamo, allontaniamo, rilassiamo il petto col respiro. Si può inspirare quando si allontanano ed espirare quando si avvicinano le ginocchia al petto. Poi si torna con un piede e poi dopo anche con l'altro. Senza cambiare tanto la nostra posizione, togliamo il rotolo e allunghiamo le gambe e sentiamo come si è avvicinato al pavimento il tratto lombare e si è rilassata tutta la schiena. Quello che abbiamo adoperato sotto il bacino, ora lo portiamo da una ascella all'altra, appoggiandoci con la schiena toracica, tanto che le braccia saranno aperte e sopra il rotolo. Se per la testa è troppo difficile stare così in basso, si può mettere un cuscino. Ma già questo fatto qua, di stare in questo modo, indica al nostro torace, dà una provocazione, come a dire che c'è anche un altro modo di stare. Anche qui, con la pressione dei piedi, dondoliamo e portiamo l'attenzione proprio al punto della schiena toracica che è appoggiato sul rotolo e sentiamo come quelle vertebre e anche quelle coste che sono a contatto cambiano un pochettino la loro forma, scendendo e arrampicandosi sul rotolo. Anche qui il respiro si rilassa, si dà
un modello di inspiro quando sono qua, espiro quando scendo dal rotolo. E sento come anche il collo e il bacino partecipano e ricevono questo movimento di onda. Ma più che altro noi è come se volessimo svegliare quelle vertebre che sono appoggiate ora sul rotolo. Poi senza cambiare troppo, togliamo il rotolo. E sentiamo com'è il nostro appoggio sul pavimento. Lo stesso rotolo e per lo stesso principio delle altre lezioni lo portiamo sotto al collo, così che le nostre vertebre cervicali si sentano sostenute da questo rotolo. Anche qui possiamo allungare una gamba e piegare l'altra e produrre questa onda molto molto facile, molto semplice, proprio dove il petto e il bacino sono una gelatina e si muovono facilmente e rendono il nostro collo una volta più allungato, una volta più esteso. Cambiata anche la gamba. E ruotate la testa come per guardare da un lato e mentre si dondola guardare anche dall'altro, cambiando anche le gambe. Sarà un bel massaggio per il collo che non corre nessun pericolo perché è sostenuto dal rotolo e la sua distensione produrrà un miglior movimento di rotazione e flesso estensione. Stretching la solita sedia, ci appoggiamo con gli avambracci, pieghiamo un po' le ginocchia e per la nostra schiena facciamo un po' di arco e un po' di gobba. Adesso sentiamo anche un allungamento dietro alle cosce e un po' di gobba. Appoggiamo le mani e allunghiamo tutto il lato, in questo caso il destro, dal braccio al piede destri. Rimaniamo lì quei 7-8 tempi, poi lo facciamo dall'altra parte. Io vado un pochettino più veloce, però bisogna rimanere un po' in queste posizioni. Un paio di volte con una gamba, un paio di volte con l'altra. Poi prendiamo la nostra sedia in sicurezza che non scivoli. Se è troppo alta, mettiamo il piede nel predellino e appoggiamo il piede, andiamo un po' in avanti per cercare di stendere la gamba che è dietro e tenere il ginocchio in linea con il piede. Sentiamo un allungamento nei muscoli della coscia che sta dietro, poi lo sentiamo dietro la gamba che è appoggiata. Possiamo piegare quella sotto. E quando abbassiamo il bacino noi sentiamo un allungamento dietro la gamba che sta sopra. Anche qui si sta un pochettino di più nelle posizioni, quindi prima guardate il video e poi lo rifate senza video dopo che avete imparato le sequenze. Rimaniamo con il piede sopra e portiamo la mano alla nuca. Anche qui andiamo come per allargare il lato, nel mio caso è il sinistro. Possiamo piegare la gamba sotto come per allontanare il fianco dall'ascella e quando ritorniamo portiamo il gomito in direzione del ginocchio che sta sopra. Rimaniamo anche qui un po'. Ritorniamo,
Possiamo farlo 2 o 3 volte proprio per affinare il movimento. Io vado avanti, abbassiamo la mano e la appoggiamo sulla sedia, sempre con una gamba sopra. E arriviamo fino a dove possiamo arrivare, verso il pavimento, rimanendo un pochettino anche qui il tempo di qualche respirazione. Guardiamo verso il soffitto e ci abbandoniamo verso il pavimento. Poi lo facciamo dall'altra parte, vi ripeto velocemente la sequenza, quindi vado con il piede, allungo la gamba che sta dietro. Ritorno e con la mano alla nuca, proprio per accompagnare anche il collo in questa inclinazione laterale, andiamo verso il lato, allargando le coste, poi ritorniamo eretti e con il gomito andiamo in direzione di quel ginocchio. Qualche respirazione anche lì. Si fa alcune volte dopo che abbiamo imparato la sequenza, appoggiamo la mano sulla sedia per abbassarci in direzione del pavimento e qui sentiremo un interessamento delle anche e della schiena. Abbandoniamo anche la testa, qualche respirazione e poi ritorniamo. Va ripetuto qualche volta proprio per sentire meglio i movimenti. La lezione aiuta a mobilizzare il bacino e a coordinare i movimenti di un bacino mobilizzato con il resto del torace. Vi sedete comodamente su una sedia, anzi sulla parte anteriore della sedia, con i piedi ben ancorati per terra e sentite com'è il vostro appoggio sugli ischi, come vi sentite sostenuti dagli ischi. Poi vi portate con l'ischio destro fuori della sedia, comodo, nel senso che è sicuro, il piede destro è lì sicuro, in sicurezza, e lo abbassate, questo ischio, e lo sollevate. Per ritornare su col bacino, con l'ischio, si spinge con il piede destro. Portiamo la mano alla sommità della testa e sentiamo, senza fare niente con questo braccio, dove viene orientato il gomito? Come si coordina questo abbassamento dell'ischio, quindi questo bacino che si abbassa lateralmente, con il resto del torace? Poi quando spingiamo, sentiamo come si propaga il movimento lungo la colonna vertebrale e così fa mobilizzare le coste, tanto che quelle del lato lungo si aprono e quelle del lato più corto si stringono. Ecco. Il piede destro aiuta il movimento del bacino che si coordina con la colonna vertebrale. Spingendo, ecco, andiamo piano, sentiamo fino a che punto è comodo il movimento. Quando l'abbiamo fatto alcune volte, ascoltando bene, senza esagerare, ritorniamo seduti e può darsi che ci accorgiamo che il lato destro sembra più aperto e anche l'ischio destro potrebbe sembrare più presente sulla sedia. Lo facciamo adesso un pochettino più velocemente, lo faccio io dall'altra parte, quindi facciamo uscire l'ischio sinistro dall'appoggio della sedia, siamo in sicurezza, e abbassiamo questo ischio, continuando una respirazione tranquilla e poi spingendo con il piede ritorniamo e sentiamo come il torace, la colonna vertebrale e le coste si coordinano con il movimento del bacino. La prossima volta, dopo che siamo tornati a sedere e ad ascoltare com'è il nostro appoggio, se magari è un pochettino più vivo il nostro appoggio sugli ischi, più presente, ritorniamo ancora con l'ischio destro fuori dalla sedia e questa volta permettiamo al ginocchio di andare un pochettino
pochettino più verso l'avanti e verso il dietro. Vedete cosa comporta al bacino questo ginocchio che diventa più allungato e più accorciato rispetto a quell'altro. Sentite come si può coordinare con il torace. E poi lo facciamo anche dall'altra parte. Quindi un appoggio sicuro, il ginocchio scorre, diventa più avanzato di quell'altro, poi più arretrato, e voi lo coordinate, no? Sentite che il bacino si muove. Il lavoro non sarà solamente su questo lato del bacino, ma anche sull'anca che è appoggiata sulla sedia. Quindi il bacino ha un movimento relativo alla gamba e coordinato con il torace. Con la mano sopra la testa possiamo, quando il ginocchio è in avanti, accorciare e andare in direzione di quel ginocchio. Quando il ginocchio viene indietro possiamo estendere. Possiamo coordinare anche la flessione e l'estensione. Prima l'abbiamo coordinato con la rotazione, adesso con la flessione e l'estensione.